L'immagine che hai appena visto rappresenta il paradisino e l'ho scattata nel 2007 dentro il manicomio di Colorno, il manicomio dove si è accesa la miccia della corrente antipsichiatrica. L'immagine che stai guardando rappresenta il paradisino, lo spazio adibito a biblioteca posto nella parte più alta della struttura manicomiale di Colorno. I segni delle mensole sul muro sono l'unica testimonianza di ciò che ne è stato di questo posto. Beh, la cosa che mi ha colpito di più di questo scatto è come questo ambiente reinterpreta la parola paradiso. Interessante il parallelismo che c'è fra il paradiso e la cultura, come se effettivamente la salvezza passasse dalla conoscenza. Se pensiamo alle problematiche dell'emarginazione, dello stigma e della paura, tutte queste cose hanno come base comune l'ignoranza e la possiamo combattere solo con la cultura. Il paradiso del manicomio è quello spazio che ci insegna a vivere senza manicomio. Perché se è vero che nel paradisino, nel piccolo paradiso del manicomio di Colorno, si conserva la cultura, nell'inferno del manicomio, che è quello concettuale, la cultura si cancella. È questo il nemico che dobbiamo combattere.